Il vincitore della prima edizione di Amici è completamente vita, ecco che lavoro fa oggi. Dennis Fantina, il vincitore della prima edizione di Amici, non ha trovato il successo come cantante e così ha cambiato completamente vita. A oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, confessa che lavoro fa oggi, il barista. Il 46enne ha trionfato al talent show di Maria De Filippi nel 2002, negli anni ha partecipato anche a The Voice. Tale e quale show, altro getter now. Non ha mai, però, trovato il successo discografico. Non si è mai affermato stabilmente sul mercato. Quindi ha decisamente virato da un'altra parte. Fantina, 20 anni di carriera alle spalle, dopo aver perso il supporto di Radio Italia per produrre i suoi brani. Nel 2009 ha dovuto fare altre scelte per riuscire a guadagnare dei soldi. Ad un certo punto è finito tutto. Mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia. Non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore, spiega in TV. Dennis sulla sua nuova professione chiarisce, oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar. Quando non lavoro faccio questo. Per me l'importante è essere umili e dignitosi. Non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo. Padre di due bimbi, Fantina anche a Michelle Hunziker nel 2019, proprio altro getter now. Aveva rivelato, al momento sono disoccupato. Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita, però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo.